Io sono un nonno, comincio a preoccuparmi anche di cosa farà mio nipote e non di ricordare i bei tempi e paragonarli a questo presunto incredibile degrado dei giorni d'oggi, perché questa è una cosa ridicola. Bene. Ridicola. Di Piazza? Ridicola. 500 firme, me ne hanno consegnate, vedete ci sono 500 firme. Allora leggiamo un attimo. Comitato dei cittadini per la tutela e la valorizzazione del viale 20 settembre, zone adiacenti. È insostenibile la sporcizia, le ripetute risse, il protrarsi di atteggiamento incivile e atti vandalici. Il sindaco, informato dei fatti in un incontro avvenuto una decina di giorni fa insieme a alcuni esercenti della zona viale, avrebbe risposto che non c'è nulla da fare. Non è vero assolutamente. Benissimo, niente. No, no, ma immaginavo non che non è vero. Immaginavo che non è vero. Difatti ti consegno, allora. No, ti consegno no, no, questo. No, che mi li ha incontrati? Sceneggiate televisive no, ne fatte le ha incontrati questi Io o no? Li ho incontrati due volte. E i provvedimenti sono stati sollecitati alle forze dell'ordine. Guarda che non basta non prendere condanne, sai? Non basta non prendere condanne, perché c'è la fedina penale e c'è la fedina morale. E la, città, la mia morale e la città, è, al top, la città, è al top. La città si attende ancora di sentire cosa dici sul terreno che hai acquistato dal comune. Benissimo. Con un atto nullo. Sì. Che hai messo insieme con altri. Sì. E che dopo hai rivenduto. Sì. Rivenduto a 250.000 euro di più. No, okay. No, scusa, hai sbagliato. Sì, no, no, 370.000. Sì, la differenza tra allora, il prezzo di acquisto scusa, e il prezzo di vendita. Sei così. Ma allora vedi la tua mancanza di stile. Io non ti ho mai detto che hai fatto fallire nel 2004 la pallacanestro Trieste. Niente, tu io. Hai cosa eri davanti a me e Paniccia e mi chiedevi no, 600.000 no, no. In ginocchio ma e hai fatto fallire per 3 milioni e 8. La pallacanestro Trieste l'hai fatta fallire tu perché quella si volta. Chiama, perché si chiama pallacanestro Trieste 2004? Perché questo signore è presidente. Allora adesso però affrontiamo il terreno. Certamente. Visto che ti piace. E affrontiamo il terreno. Ho comprato 400 metri quadrati di un terreno e l'ho pagato 60.000 euro. 400 metri quadrati, avete capito cittadini? Non ho mai avuto problemi con nessuno, mi sembra che è stato detto che non ancora, l'ho venduto e ho pagato anche la plusvalenza, perché era io, regolare, caro signore, era regolare quell'atto o il tribunale lo ha annullato? Quello che hai pagato 70.000, il tribunale, il tribunale lo ha annullato, ma, tu da sindaco non dovevi comprare un terreno scusa, del comune e rivenderlo. Ma se era annullato, come mai nessuno mi fa niente? Lo sai signore? Perché? Lo perché? Sai perché? Perché nessuno può provare, sì, provare. Sentiamo. Che il terzo acquirente. Ah, vedi quanto ti sei interessato terzo, di me. Invece io ti ho dato la mia solidarietà quando hai pagato 70.000 che avete terzo, venduto. Beh, io ho pagato, sì, tu hai guadagnato, questo no, è diverso. Tu hai pagato perché sei stato condannato e io non sono stato condannato. Benissimo. C'è una differenza sostanziale. Certamente. Caro signore. La differenza è che io ci ho perso, tu ci hai guadagnato. E vergognati, okay? E vergognati. No, ti vergogni tu. Vergognati ti puoi vergognare tu.